Allora, ragazzi, benvenuti a tutti. Spero che abbiate visto il video su quella merda di football e voi possiate, ho voluto metterlo, quel gol che ho preso ieri sera, lunedì, che ho voluto fare una partita online dopo settimane che non giocavo più, ma settimane. Spero che abbiate visto quello che è successo. E in porta avevo uno come Neuer, non ho. Cioè, in difesa ci sono De Ligt, João Cancelo, c'ho Jordi Alba, cioè insomma Dante, Marquinhos, Scurs, cioè non è che ho degli handicappati in difesa, eppure guardate quello che succede in quel gioco di merda. Io voglio che voi guardiate quel video che ho messo di football, non c'è bisogno che lasciate commento, perché se lasciate un commento poi io vi rispondo lasciando l'icona del pollice in su e poi quando faccio il video vi rispondo. Se volete scrivere qualcosa siete liberi di scriverlo. Io chiedo una cosa a Konami, veramente la chiedo oggi e spero che qualcuno gliela riporti. Ma non ti stai accorgendo che quello lì è un gioco fatto male? Cioè, stai vedendo cosa succede? Cioè, rimpalli fasulli, giocatori che non si muovono come devono muoversi, l'altra cosa che non funziona come deve funzionare. Ci sono dei player, Konami, ci sono dei player che usano delle mod per far sì che la squadra sia sempre in prima divisione e riescano a salire più facilmente. Cioè, ma non ti stai accorgendo che devi curare sto gameplay e devi far fuori sta gente e non farla più giocare? Cioè, ma anche il gameplay lo devi curare. Fa schifo Konami, fa schifo il gameplay di quel gioco lì. Ma non te ne stai rendendo conto? Fate aggiornamenti su aggiornamenti e non risolvete un cazzo di niente. E non potete pensare che la gente giochi un gioco di merda così, perché quello lì è un gioco di merda. Andate a vedere quello che mi è successo a me con Neuer ieri sera. Poi ditemi se non è un gioco di merda. Come si fa? Io ho perso la partita per quell'episodio lì. E a me non capitano mai, eh? Mai. Ho finito. Allora, torniamo a noi. Siamo sull'unico gioco di calcio esistente, PES. E lo sottolineo, PES. Sì, sono arrabbiato, boh. Allora, siamo arrivati a questo frangente di campionato. Ci mancano 5 partite, sono 5 finali per cercare di restare aggrappati alla corsa Champions League, se no a fine stagione vedremo quello il da farsi. Dunque, siamo messi qua, dobbiamo giocare a Via del Mare contro Lecce e allora andiamo a farci subitissimo la squadra. C'è poco da fare perché qui vedo tutti pompatissimi, quindi ragazzi, andiamo così, togliamo solo, come si dice, togliamo solo quello lì, Sosa, da fare il trequartista, perché non mi piace Sosa trequartista assolutamente. Ci mettiamo Tremolada, anche se non lo è proprio, comunque vabbè, non è proprio un trequartista puro, e il resto lasciamo tutto com'è, non tocchiamo niente, sono pompati quindi lasciamo tutti come sono. Speriamo che Sesco torni al gol andiamo a giocarci questa partita a Via del Mare, Lecce contro Brescia, una partita importante. Lecce deve cercare di non perderla questa partita perché non è messa tanto bene in classifica. Comunque, vabbè, notte, estate, piovono, dai, lasciamo la pioggia, dai, voglio sfidare proprio la sorte, dai, andiamo in campo. Scusate lo sfogo di football, ma ho fatto riferimento anche a Konami, se non si rende conto di che cazzo di gioco ha fatto lì. Cioè, ma anche andare a guardare sti player che hanno tutto sempre facile, riescono a giocare fluidi, riescono. Ma non è possibile. E io vi ripeto, lì sopra bravura ci sarà il 10-5%, tutto il resto non è bravura, ricordatelo. Quell'episodio lo dimostra, e non solo quell'episodio di quelle cose lì, ce n'è altre da elencare. Ok,
Tutto pronto e andiamo subito in campo con il Lecce che dà il calcio d'inizio. Umtiti, Pogrančić, Dom, lancio in avanti per Colombo, messa giù dal Brescia la palla tremola da subito. Ho chiesto un gioco veloce, eh? Bartolomei, Rispoli sbaglia, ma recuperiamo con Gimenez. Il pallone all'indietro per Veroli. La appoggio in avanti a Gimenez che può sfondare la retrovia del Lecce. La palla verso Donnarumma, l'appoggio in mezzo a Tremolada. C'è Sesco, Sesco, il controllo! E c'è il gol! E c'è il gol del Cecchino a Lecce! Il gran controllo d'esterno, gli stava quasi scappando. E poi vedete che ringrazia. Finalmente ritorno al gol, il Cecchino. In un momento di campionato davvero delicatissimo per il Brescia, la corsa Champions è aperta fino alla fine. Mamma mia, gran palla di Tremolada. Sesco, vedete qui, gli stava scappando il pallone. Poi gran controllo e andiamo a infilare l'1-0. Umtiti, Pogrančić, ancora il lancio verso Colombo. Papetti, indomabile di testa. Quasi 90 c'ha di colpo di testa, eh? Sepe e Veroli. Si fa vedere l'ex Cagliari, la consegna a Gimenez la palla. Arriva sulla fascia, guardate come sale bene oggi. Poi qui Gimenez si addormenta, attenzione a Banda, fermato. E poi il football 2, la vendetta. Palla in rimessa laterale. Rispoli. Attenzione a Paolo Bartolomei, poi c'è Papetti. La palla verso Miretti, migliore. Pallone ancora verso Miretti. Palla a Tremors. La palla al tocco all'indietro. Bartolomei. Gimenez. Bella la rasoiata Donnarumma. Prova a infilare per Sesco. Niente da fare. E allora Juan Gonzalez. Samek. Gonzalez. Quasi fermato. Mizet. Lancio per Colombo, tiene lì Papetti, forse un braccio ma involontario. E poi c'è questo lancio, gran lancio per Donnarumma, colpo di testa. Mizet, la palla a Juan Gonzalez, il lancio in avanti. C'è Colombo, attenzione, dobbiamo uscire con Rispoli e lo facciamo bene. E andiamo. Donnarumma, Sesco. Tiene lì il pallone, prova a girarsi per andare via. Nessuno che lo aiuta, arriva Tremolada. Ma Pogrančić e compagni chiudono. Lancio in avanti, ancora Veroli, l'aggancia Gonzalez. È una partita carina da vedere perché il Lecce non dovrebbe rischiare più di tanto la Serie B, però non deve stare tanto tranquillo. Attenzione, palla all'indietro. Papetti, la gira male, attenzione. E poi deve chiudere su Di Francesco. Di Francesco, mamma mia, cosa ha preso? Cosa ha preso Sepe sul figlio dell'allenatore ex Roma? E mi piacerebbe portarlo a Brescia, rimanessi ancora un altro anno. Vediamo, vediamo, ci pensiamo, ci pensiamo. Magari dare Miretti e prendere lui, però Miretti mi dispiace darlo via. Pallone in mezzo, attenzione, eccolo qua, Miretti. E poi, ma che fallo fischi? Ma dai, ma che fallo è? Ma minchia, sono in anticipo, piedi chiusi. Ma come fa a essere fallo? Ma do, sì, ha allargato un po' il braccio sinistro, ma era in anticipo già col corpo, eh. Ma porca puttana, oh. Samek parte il tiro, meno male. Attenzione a Banda. Grande Veroli che ne esce, palla a Sesco, ancora Veroli che si sgancia da trequartista, attenzione, pallone tremolata, niente da fare, Umtiti, lancio in avanti, il colpo di testa da parte del Lecce, la palla andrà fuori, no, Lombardi, Banda, attenzione a Banda, giocatore interessantissimo, viene messo giù, calcio di punizione. Questo è un fallo, ma non quello di prima. Cazzo. Lo stesso palla, passaggi completati quasi pari. Attenzione a questo lancio in aria, Veroli. Mamma mia, altro bell'acquisto.
Dom, che non è il videogioco, eh. Pallone in mezzo, attenzione. No, non stavo respirando, non capivo cosa stava succedendo. Jimenez, tremolata, la palla verso Donnarumma, intelligente il passaggio ancora. Oh, proviamo a alzarla, ma niente da fare. Allora Miretti, il pallone in mezzo verso Donnarumma. Oh, ma grande uscita del portiere del Lecce qua, eh. Un applauso a questo portiere. Che uscita, guardate, pulitissima. Guardate, anche perché se lo toccava era rigore lì, eh. Eh sì. No, no, no. Che rigore. Scherzare. Allora, Miretti, linea laterale. Il pallone per Gonzales, la tiene lì. Il tocco in mezzo, ancora Miretti, pallone all'indietro, sbagliato, deve chiudere migliore, tornare in posizione, bravissimo. Paolo Bartolomei, attenzione, siamo al 36esimo, poi mancheranno solo più 4 giornate alla fine di questa seconda stagione a Brescia, la settima Master League in totale, continuata dopo l'avvicendamento del Grifone. Papetti, Paolo Bartolomei. La palla tremolata e arriviamo, la prendiamo al pelo, ancora Tremor, Tremor, pallone a Sesco, bravo che gira verso Miretti, ancora Sesco, attenzione che cerca la doppietta, grande di Fonseca, chi è che l'ha tenuto lì? È possente Sesco, è grosso, porca troia, migliore. Il pallone a Tremolada, lo scarico indietro per Gimenez che controlla, carica il tiro, fuori, mamma mia, grande Gimenez, mamma mia, che giocatore ragazzi. Si riparte, ancora lanci in avanti, colpo di testa, la palla che rimane lì e allora c'è Sesco ancora, bravissimo, Donnarumma. Pallone all'indietro, c'è Paolo Bartolomei che non ne ha più. Bello Gimenez che pesca Donnarumma, tiene il pallone, tempo scaduto, Rispoli la mette in mezzo e bravo Gral a occuparsi del pallone. Si va a riposo 1-0 Brescia Lecce, gol di Sesco nel nostro cecchino. Andiamo a vedere un attimino se c'è da cambiare qualcuno. Direi di no. Andiamo pure così. Secondo tempo che inizia adesso. Con Donnarumma che dà il calcio d'inizio. Migliore. L'appoggio ancora a Veroli che poi prova a venire in avanti. Gioca ragionando il Brescia, chiama palla sulla fascia, si allarga bene Donnarumma, che movimenti che ha fatto oggi, precisi. Deve tenere il pallone, lo prova a mettere in mezzo. Esce Gral e blocca. Ancora palla in avanti di Gral, c'è Rispoli che la tiene giù. Fuori gioco di rientro di Donnarumma, se. O Gimenez, non lo so. Jimenez si sgancia parecchio in avanti, eh. Possesso palla più il Brescia, Umtiti, il doppio rispetto a Lecce. Palla in avanti, attenzione. Joan Gonzales. Umtiti, rilancio in avanti, colpo di testa, ma c'è fuori gioco. E quindi, sì, fuori gioco del Lecce. E quindi si riparte con questa sepe. Pallone a Papetti che la gira verso Migliore, fa andare adesso Umtiti che controlla, Migliore che si sgancia libero sulla fascia, riceve male. E allora ancora una volta il pallone in avanti verso Di Francesco, attenzione Papetti che non riesce a fermarlo. Ma dov'è il fallo? Ma dov'è il fallo lì che ha agganciato la palla? È rimasta lì la palla. Secondo me non è fallo questo, non lo so io, boh, vabbè. Samek la mette in mezzo.
Gimenez, libera questo pallone, il controllo di Donnarumma. Ho aspettato fino all'ultimo e non sono riuscito a darla via bene. Madonna, Sesco, cosa ha recuperato? Pallone in mezzo. Bravo, Tremolada, gran palla per Donnarumma. Messo giù, niente, vabbè. E allora riparte Lecce. 60esimo, dobbiamo tenere. Attenzione, Rispoli, Banda che ti riesce a tenere in campo un gran pallone. Attaccato, mamma mia, chiude Paolo Bartolomeo. Porca puttana, che gol. Che gol di Lombardi. Giocatore che avevamo noi nel Genoa, se non ricordo male, una delle prime due stagioni, e poi l'ho dato via perché avevo in mente Miretti. E che gol che è andato a fare. Qui ce lo siamo proprio persi. Era da solo, gran tiro al volo, grandissimo gol, niente da dire. Gran gol, 1-1. E allora dobbiamo ancora andare adesso però, forza ragazzi. Sesco, Sesco, niente, fermato. Adesso il Lecce ci crede, di Francesco. Mamma mia, ai ai ai, ha cominciato a giocare, poi l'arbitro gli dà tutti i falli. Io non lo so come si fa. Madonna, mi viene sangue ultras a me qua, meglio che sto calmo. Tremolada. Ancora Tremolada. La palla in mezzo, fuori gioco, cos'è? Fuori gioco, cos'è? Ma cos'è? Ma che fallo è? Ma che... No, ma arbitro, veramente. Pazzesco, vabbè. Dai Rispoli. Attenzione, ancora Lecce con Samek, mettila via sta palla e rimane lì. Di Francesco ci ha fatto vedere i sorci verdi, mamma mia, anticipati. Attenzione, Madonna, via, via Sepe, buttala via sta palla. Niente da fare, oh, ragazzi, non riusciamo a giocare. Si è impadronito del campo Lecce. Questo cos'è, arbitro? Andavo via lì, ma porca puttana. Cioè, ci ha messo anche di suo l'arbitro. Io no, veramente, dai, facciamo due cambi, va. Io veramente, io non ho parole, non ho parole. Boh, allora, mettiamo questo così. E Miretti. Lo mettiamo qua e qui ci mettiamo, facciamo salire Marcos Alonso, via Tremolada. Allora, tanto non mi serve, facciamo due centrocampisti e mettiamo Sosa. E poi abbiamo ancora uno tra Donnarumma e Sesco da cambiare. Però vabbè, istruzioni avanzate, facciamo cross al centro se me lo dà qua. Ok, perfetto, andiamo così. Proviamo a crossarla ragazzi, questa è da vincere, porca puttana. Se Napoli e Milan vincono, ciao Champions League. Abbiamo perso troppi punti, quella serie di pareggi non ci andava. Ci andava almeno una vittoria barra 2 su quelle 5 pareggiate. Paolo Bartolomeo, intanto Marcos Alonso che adesso può subito salire e punterare l'uomo, e puntare l'uomo, e puntare l'uomo. Ma spiegami che cazzo fai? No, ma no. Perché ha fatto il colpo di tacco lì che doveva darlo in profondità? Andiamo, andiamo migliore. Niente da fare, non si passa.
Andiamo ancora a perderla, eh. Bello questo passaggio, Sesco! E mette in mezzo Donnarumma! Grande azione! E 2-1! Porca puttana, fuori sti coglioni, eh! Tiriamo fuori le palle perché vi spacco la testa a tutti, mi mando in ritiro con le cimici, eh! Con le cimici nei tombini, eh! Mamma mia, la Gabri Bon qui riderà, dopo questa. Mi mando in ritiro con le cimici. Attenzione, 2-1 Lecce, gol dei nostri due attaccanti ed ora bisogna tenere, eh? Lancio ancora Rispoli. Comunque è entrato Sosa a centrocampo, la partita è cambiata, niente da fare. Palla ancora adesso verso Sesco, Sesco, Sesco. Ancora Sesco il tiro. Madonna, la respinta. E poi Lecce che non riesce a tenere su. Attenzione, Lombardi, l'autore del gol. C'è Rispoli che fa buona guardia qui. Bello questo lancio per Donnarumma. Bello, Madonna, se c'era Sesco che agganciava lì, andavamo in porta. Attenzione qua, mettila giù, esci fuori Papetti, porta via sta squadra da lì. Mamma mia, ancora un po' mi ammazzo. Marcos Alonso. Pallone Donnarumma, attenzione. Bello qui Jimenez. Donnarumma, la palla verso Sesco. Ancora Sesco che può avanzare. Parte il tiro, il palo. Porca miseria, ragazzi. Devo guardare se riesco a cambiargli le scarpe a Sesco, mettergliene un paio un po' più belle. Mamma mia che palo. Vabbè. Entra Lasagna, esce Colombo, ormai è tardi. E finisce così, ragazzi. Vittoria importantissima a Lecce contro anche un po' l'arbitro, perché l'arbitro ci ha messo un po' del suo, eh. Allora andiamo a leggerci queste classifiche e i risultati. Lecce-Brescia 1-2, Napoli-Genoa 2-2, vince l'Inter il derby della Madonnina 1-0, Roma-Sassuolo 3-0, Vicenza che stende la Fiorentina 3-0, mamma mia. Cagliari-Torino 1-1, Lazio-Venezia 4-1, Atalanta-Empoli 4-0, Bologna-Juventus 0-1, Salernitana-Verona 1-0. Quindi direi che, attenzione, perché la classifica è interessantissima. Ci riprendiamo al secondo posto a 4 giornate dalla fine e direi che l'Inter, matematicamente con 12 punti da prendere, è campione d'Italia. Complimenti all'Inter, 75 punti, campione d'Italia. Brescia 62, Napoli 61, Milan 60, Genoa 59, Salernitana 3, potentemente vicino all'Europa League, 54 punti. Lazio, Fiorentina, Juventus 53, Empoli 51, Torino 49. Cagliari, grande risalita del Cagliari, 38 punti insieme a Verona. Roma 37, Atalanta 36, Sassuolo 32, Bologna 31, Vicenza che vede la salvezza, attenzione. 31 punti, Vicenza 29, Lecce 27, Venezia 24. Allora, facendo due calcoli ci sono 12 punti da prendere. Potrebbe ancora salvarsi il Venezia, ma un miracolo ci andrebbe, la vedo dura. Il Lecce rischia qualcosina, deve assolutamente vincere la prossima gara e sperare che Sassuolo e Bologna perdano. E si riaprirebbe tutto anche con una vittoria del Venezia, attenzione. Quindi, minchia, grande, grande, grande rimonta del Vicenza, 29 punti, ricordate che era 0 vittorie all'inizio del campionato, quindi Bologna rischia la Serie B. Vabbè, dai, lasciamo stare le rivalità che qua non le voglio neanche nominare perché non mi va di fare rivalità su un videogioco, tanto si sa che ci sono. Qui si gioca tanto, sia il Bologna che il Brescia, questa...
Guardate che partite, ragazze, abbiamo, guardate in ordine, mamma mia. Ci sarà la Gabri qui che freme, eh? La Gabri Bon freme, ti voglio bene, Stellina. Brescia Bologna, ragazzi. Salernitana Brescia, gemellaggio. Brescia Juventus, lasciamo perdere qua, eh. E Brescia Verona, lasciamo perdere anche qua. Quindi sono quattro partite di fuoco, ragazzi. Mamma mia. Cosa ci diciamo a giocare in queste quattro partite? Andiamo a vedere che è un po' che non si guarda più la classifica cannonieri, perché io voglio vedere quanti gol ha fatto con i nostri Sesco, eccetera. Allora, Donnarumma 11, Sesco 11, 22 gol. Beh, ormai Sanchez dell'Inter vincerà la classifica cannonieri. Vediamo un po' gli altri. Abbiamo il Shaarawy e Falcinelli a 9 reti. E boh, va bene, ok. La Coppa Italia, vogliamo vedere chi è in finale? E come no, Napoli-Genoa in finale. Il Genoa butta fuori la Juventus e la Juve, ragazzi. Poi vi dirò quant'è che non vince più la Coppa Italia in questo gioco. Voi come sapete, io ho tutte le Master League scritte, tutte, tutte, coppe, non coppe, tutto, tutto, tutto. Napoli-Genoa alla finale, attenzione. Allora, qui ragazzi, vi strappo ancora un momento perché. Intanto guardiamo anche la Serie B. 64, ormai l'Udinese è in Serie A matematico. Grande Bari, gran campionato del Bari. La Sampdoria, che mi piacerebbe andare a prendere per riportarla anche solo una stagione e riportarla in Serie A, però ci penseremo, vediamo. Allora, ragazzi, ragazzi, ragazzuoli, qui c'è da fare un grande discorso. Napoli e Genoa, attenzione. Napoli e Genoa sono in finale di Europa League, di Coppa Italia. Vuol dire che chi la vince va in Europa League. Allora, se la vince il Napoli, però il Napoli va in Champions, secondo me va il Genoa, essendo finalista di Coppa Italia, in Europa League insieme al Milan e forse la Salernitana. Se dovesse finire così e vincere la Coppa Italia al Napoli. Se invece la vince il Genoa, ma è già in Europa League, non cambia niente. Andrebbero Inter, Brescia, Napoli in Champions, Milan, Genoa e Salernitana in Europa League. Dovrebbe essere così. Va bene, va bene. Poi magari mi sbaglio, eh. Allora, ragazzi, cosa vi posso dire io? Ci vediamo domani con Brescia-Bologna. Eh sì, grande partita. Bologna qui dovesse perdere, vediamo un po'. Bologna dovesse perdere, che vincono Vicenza, Lecce e Venezia. Minchia, le ultime 3 giornate, e vincesse anche Sassuolo, le ultime 3 giornate sono ferro e fuoco. Va bene, ok, dai, è tutto. Io vi saluto e buon appetito e buona continuazione di giornata. Ciao ciao.